decidí un día salir a las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde con un mapa y de escribir un texto en mi cabeza. Yo decidí un giorno de uscire alle 7 del mattino fino alle 7 di sera con una cartina geografica della città e di scrivere un testo. Y me propuse no entrar en ningún sitio arqueológico, solamente la Atenas periférica. E mi sono prefisso di non entrare in nessun posto archeologico, ma solo l'Atene la periferia. E allí pensé en Cassandra, pensé en el personaje de Cassandra. Ho pensato al personaggio di Cassandra. Y fui diciendo el texto, fue apareciendo solo en mi cabeza. E il testo ha cominciato a dirlo, è apparso da solo nella sua testa. E quando yo veía cosas, las escribía en el mapa. E quando vedevo cosa la scrivevo nella cartina geografica. In questa casa Babbani, di un Babbani, avete Babbani. In questa strada ha visto Babbani e ha scritto. In un'altra strada una prostituta, molto bonita. In un'altra strada una prostituta molto bella. Un'altra un travesti. Un travestito. Lo che il viento si llevò, una film. Un film che è titolo quello che il vento lo sex shop con los sexos grandes, sex shop con tutti questi peli belli grandi. De noche quando llegué al hotel tenía en la carta todo escrito. Quando sono tornato la sera notte all'hotel nella cartina geografica avevo tutto scritto. Dopo después fui al estreno. Sono andato alla prima y al otro día il giorno dopo lo escribí. Tutto lo che stava nella carta lo passei al testo. Tutto quello che stava che era sulla cartina geografica il giorno dopo l'ha passato al testo. E così è come nasceu Cassandra. E così è come nata lo spettacolo di Cassandra. Perché mi pareció che questo personaggio è un poco tutte queste persone immigranti che stanno in Europa. Perché questo personaggio rappresenta un po' tutte le persone immigranti che sono in Europa. En Argentina, por ejemplo, es un banquete donde la gente come. En Argentina, por ejemplo, las personas mangiano, es como un banquete donde las personas mangiano. El director cucina para los espectadores. El regista cucina para los espectadores. Un trago sodore, un cabrito. Sí, un cabrito. Mientras el público ve la primera parte del espectáculo, el director está en una cucina cocinando para los espectadores. El público ve la primera parte del espectáculo, el regista cocina. Y luego Cassandra da a comer y todos comen en una gran mesa. La Cassandra da a mangiare y tutti mangiano en un grande tavolo. En Uruguay el espectáculo es en un beat shop, en un sex shop. El espectáculo de Uruguay es parte de un sex shop. Y todo el público está sentado en la barra. Chiama in italiano. Quindi il suo pubblico è seduto sul balcone del sì, le cabine, le cabine private per lo solo masturbarsi. E nelle cabine, quelle le cabine privé dove gli uomini possono andare a masturbarsi. Vediamo che si vede tutta la Cassandra nel palo. Dove sta questa Cassandra? Questa Cassandra che è un'altra cosa. Il progetto in Brasile è tutto con cameras, nunca si vede la Cassandra. In Brasile è tutto con delle telecamere, non si vede mai il personaggio della Cassandra. Dopo, qui in Uruguay è una mujer. Qua in Uruguay sono due donne. In Argentina è un hombre. In Argentina è un uomo. Che non si travesti, che non appare travestito. Non si presenta travestito. En Brasil es una verdadera travesti. En Brasil es una vera trans. En Cuba es un hombre negro grande. A Cuba es un hombre grande, negro. Es muy distinta cada vez. El primer día que yo estuve aquí en Lugano. El primer día que estuve en Lugano. Me sentía muy extraño de no ver inmigrantes. Sentivo molto strano. Non vedevo i migranti. E tuve un sentimento di solitudine molto grande. E ho sentito un sentimento di solitudine molto grande. Perché io vengo in Parigi, hai molta immigrazione. Lui vivendo in Parigi c'è molta immigrazione. E in Uruguay, moltissima immigrazione. In Uruguay anche molta immigrazione. Italiano, spagnolo, suizo, tedeschi. Italiano, spagnolo, arabi, turco.
Y para mí, vivo en París, yo vivo en un barrio donde es toda inmigración. Vivo en un quartiere en París donde es toda inmigración. Barbés. Barbés. Y para mí, estar aquí y no ver árabes, negros, asiáticos, latinos, era algo muy angustiante. Y no ver inmigrantes latinos, árabes, negros, es stato molto angosciante. Porque yo también soy un inmigrante. Pero yo fui un inmigrante de lujo, no tuve estos problemas de Cassandra. Sono un inmigrante di lusso, non ho avuto i problemi, per esempio, di Cassandra. Non vengo di una guerra, di un exilio. Non vengo da una guerra o da un esilio. Però sono inmigrante. Però sono inmigrante.